del Signore. Gloria a te, Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi 2 gennaio celebriamo la memoria liturgica dei santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, due grandi dottori della Chiesa orientale, appartengono al gruppo di padri cappadoci, che tra l'altro, come vedremo, furono legati da profondissima e intima amicizia con i due geni e due santi straordinari che ebbero il dono di essere anche fraternamente e profondamente amici. Le letture che abbiamo ascoltato sono abbastanza consone a questa memoria liturgica, perché il Vangelo ci ricorda l'opera di mediazione umana, l'incontro con il Signore, umana certamente autorevole, che è quella svolta da San Giovanni Battista e da coloro che lo rappresentano, quindi gli aiuti attraverso le mediazioni umane ed ecclesiali che il Signore ci manda all'incontro con Lui, mentre San Giovanni ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, che è l'opera diretta che il Signore fa dentro di noi, con cui ci ammaestra interiormente, che a cui dobbiamo farci attenti, dobbiamo imparare ad essere attenti. Cito testualmente quello che abbiamo ascoltato: quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui, l'unzione che chiama lo Spirito Santo evidentemente, rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, non mentisce, poi state saldi in Lui come se lo insegna. Gli ricordiamo sempre che per crescere nella conoscenza di Dio ci servono due cose: una mediazione esterna, le persone autorevoli che Dio ci manda, poi nel cielo che trovassimo, adesso leggerò qualcosa, come San Basilio e San Gregorio, un padre spirituale che sia regola e misura della nostra esistenza, e l'operazione dell'interiore dello Spirito Santo che ci illumina e che ci ammaestra, che dobbiamo farci attenti. Che Dio parla nei nostri cuori solo a condizione che impariamo ad ascoltarne la voce. La cosa è un'operazione molto importante, perché tutti gli uomini hanno un cuore e una coscienza. Lì si sente la voce di Dio e lì bisogna imparare ad ascoltarla. Ora sentite che belle alcune cose che scrivono, che scriveva San Gregorio di Nazianzo a proposito di questi due grandi santi, no? Voglio pensare che San Basilio ad Atene, dove studiavano, era già considerato fuori classe, un'autorità. San Basilio Magno è stato il fondatore anche del monachesimo orientale, è stato un pochino in Oriente ciò che poi San Benedetto sarebbe stato qui dall'Occidente, quindi era assolutamente un'istituzione, no? E infatti San Gregorio scrive, vi leggo giusto qualcosa, molto bello, dice: il grande Basilio, per la serietà dei suoi costumi, per la maturità e saggezza dei suoi discorsi, era circondato di grandi benedizioni e molti lo stimavano già grandemente, avendolo ben conosciuto e ascoltato in precedenza. Che cosa ne seguiva? Che quasi lui solo, con tutti coloro che per studio arrivavano ad Atene, era considerato fuori dell'ordine comune, avendo una stima che lo metteva ben al di sopra dei semplici discepoli. Per questa stima, dice San Gregorio, questo fu l'inizio della nostra amicizia, di cui l'incentivo al nostro stretto rapporto, così ci sentimmo presi da molto affetto. Quando con il passare del tempo ci manifestammo vicendevolmente le nostre intenzioni e capimmo che l'amore della sapienza era ciò che noi due cercavamo, allora diventammo tutti e due, uno per l'altro, compagni, commensali e fratelli. Aspiravamo al medesimo bene e coltivavamo ogni giorno più fervidamente e intimamente il nostro ideale. Sentite, ci guidava la stessa ansia di sapere cosa fra tutte ci datrice di invidia, eppure fra noi nessuna invidia. Si apprezzava invece l'emulazione, faceva una gara di imitarsi a vicenda. Questa era la nostra gara, non chi fosse il primo, ma chi permettesse all'altro di essere. Guardate quanto è bella un'amicizia secondo Dio. Dobbiamo pregare il Signore che ci faccia un nome di questo genere, perché quanto di più bello possa accadere sulla terra. Sembrava che avessimo un'unica anima in due corpi. Se non si deve assolutamente prestare fede a coloro che affermano che tutto è in tutti, questi sono alcuni retici dei loro tempi, a noi si deve credere senza esitazione, perché realmente l'uno era nell'altro e con l'altro. Impressionante, eh? Tale era il nostro sogno. La virtù e vivere tesi
alle future speranze. Ecco perché indirizzavamo la nostra vita e la nostra condotta sulla via dei comandamenti divini e ci animavamo a vicenda alla parola virtù. Non ci si addebiti a presunzione se dico che eravamo l'uno all'altro delle norme e regole per distinguere il bene dal male. Dobbiamo pregare al Signore perché i limiti della sapienza dicono queste che sono le amicizie secondo Dio, che sono il dono assoluto più prezioso che si possa avere, la troveranno coloro che temono il Signore, ed è uno dei massimi doni che questo mondo Dio possa fare. Ce ne sono state tante di queste cose nella storia della Chiesa, e, o tra persone dello stesso sesso, come San Basilio e San Gregorio, come Sant'Ambrogio, da stamattina che ci penso, qual era il suo, non so se era Sant'Iciano, insomma lui era un carissimo amico sullo stile di Cristo, e in alcune circostanze è successo tra i grandi santi maschietti e femminucce della storia della Chiesa, tipo Santa Teresa, San Giovanni della Croce, tipo San Francesco di Sales, Santa Giovanna di Chantal. Ecco, sono delle cose preziosissime, perché quando veramente, come dice Gesù, dove due o tre sono uniti, oltre che riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro, si producono dei grandi prodigi di grazia e si ha una pregustazione di quella che sarà la beatitudine del cielo, perché l'amicizia è qualcosa di stupendo che permette di donarsi all'altro e di godere della gioia dell'altro come se fosse la propria. Tengo conto che nessuna invidia, ma casomai andavamo sempre a vicenda e facevamo a gara a mandare avanti l'uno l'altro viceversa. È veramente un anticipo della gloria del paradiso. Tutti questi e molti altri sono i santi frutti del Natale, ecco, e della vita di seguire al Signore. Mi chiamo Maria Santissima. Ecco, Maria Santissima era l'amica di Gesù, di Dio per antonomasia, che ci conceda anche questo dono, ma soprattutto chiediamole che ci aiuti ad avere una grande amicizia con lei e con suo figlio Gesù, che come diceva San Giovanni Bosco, è l'unico amico che mai tradisce. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.